Today we are entering our 8th day of the CPO 8, the last part of this CPO meeting. And the main agenda of these days is reflection. It's more on reflection on the charism of the Capuchins, on the perspective of the history and the tradition of the Capuchins presented by brothers Giuseppe Buffon. The presentation and the reflection of brother Giuseppe Buffon is really inspiring. It gives us a wide outlook and also deep understanding of how the Capuchin could and should deal with the work in the modern society today and to be able to continue to sustain their life, but also to be able to foster the apostolate and service to the world and to the church. That's why I would like to invite all of you to pray to the God, that God will guide and enable all the Capuchin friars so that they can realize their dream, they can do their service in the way more blessing to God and to the church for whom they are called to serve. God bless Capuchin. Allora, abbiamo riflettuto sul lavoro manuale nella tradizione francescana moderna fino all'età contemporanea, sottolineando che nell'età moderna ci si preoccupa di difendere piuttosto l'otium, perché il lavoro era pensato come qualcosa che sottrae tempo alla preghiera e soprattutto sottrae tempo allo studio che serve per l'evangelizzazione. Mentre in età contemporanea, al rovescio, abbiamo invece il lavoro che è al primo posto, e lavoro che serve come missione e soprattutto ambiente lavorativo che serve per ritrovare le origini francescane. Dunque, se nella prima età moderna l'identità è data dall'ozium e dalla missione e il lavoro è marginale, nell'età contemporanea invece il lavoro dà l'identità e dà soprattutto la missione. Tra queste due età, la contemporanea e la moderna, abbiamo un'età di mezzo, cioè il XIX secolo, che è veramente un elemento di cesura in cui muore l'ozium della modernità e con le congregazioni francescane femminili abbiamo invece la messa in primo piano del lavoro. Il lavoro sostituisce la mendicità, diventa un lavoro assiduo e questo viene sviluppato ulteriormente con gli istituti secolari per i quali il lavoro è vera vocazione. Tutto questo prepara all'esperienza dei frati operai e delle piccole fraternità che svilupperanno ulteriormente il lavoro come missione e identità. Thank you.
Thank you.